This is Polish Chrome, and you are watching the Panda Mix Show on YouTube. Oggi 1 gennaio 2017 si festeggia l'anno nuovo e come ormai d'abitudine lo festeggiamo qui alla Casa di Giotto a Vespignano insieme all'associazione Dalle Terre di Giotto e dell'Angelico. Io saluto e auguro un buon anno a Giuliano Paladini, presidente dell'associazione, e Fabrizio Scheggi, nuovo vicepresidente. Quindi inizia questo nuovo anno con questa nuova carica. Questo appuntamento serve un po' per fare questo brindisi augurale con tutti i soci dell'associazione, per fare anche un po' il punto e fare anche il programma per l'anno nuovo. Quest'anno fra l'altro sarà un anno denso di attività, perché c'è una ricorrenza speciale, e 750 anni dalla nascita di Giotto e 280 circa dalla morte, mi sembra, si dice. Si dice circa 280. Quindi sì, quindi circa 680 dalla morte, infatti. E quindi come potrebbe l'associazione non festeggiare Giotto in questa occasione? Naturalmente, fra l'altro, lo gestisce quella che si dice è stata la casa di Giotto. Allora, iniziamo da Giuliano Paladini. Intanto buon anno Giuliano. Cosa si prevede per questo 2017 per l'associazione? Allora, buon anno a tutti. Il 2017 noi lo dedichiamo tutto a Giotto. La nostra associazione ha deciso di non fare altre iniziative, cioè qualcuna verrà fuori senz'altro che sarà un po' parallela, però ecco, il clou sarà proprio Giotto tutto l'anno, sarà tutto legato, difatti non facciamo mostre personali. E l'unica mostra sarà la mostra su Giotto, quella del libro, questo libro che noi abbiamo pensato di non lo so, forse si è esagerato anche un po', però ci è venuta questa idea e ci siamo messi anima e corpo, e alla fine noi siamo contenti, si spera poi siano contenti anche i lettori, ecco perché. Quindi sarà un libro dedicato a Giotto con il contributo di tante persone che girano intorno all'associazione. È il libro che è fatto dall'associazione, fatto dai soci, quindi è illustrato dai soci, è illustrato dagli allievi dei corsi, da qualche professionista, da fotografi dilettanti e professionisti, da scrittori. Io li chiamo tutti professionisti perché io stravedo per gli scrittori, perché io non so scrivere nemmeno il mio nome, se la posso, si può dire. Comunque, quindi sarà una cosa un po' particolare, ma sarà una cosa veramente nostra, ecco, fatta con tutto il cuore dell'associazione e con i nostri sacrifici. Bene, allora vi dedicate a questo libro. Adesso sentiamo da Fabrizio Scheggi un po' il programma però di questo anno nuovo. Lui è anche uno scrittore, uno di quelli. Ha presentato recentemente un libro. Ed è anche il nuovo il vicepresidente, che è rientrato nell'associazione, diciamo, alla grande, perché si aveva proprio bisogno di lui, ora è andato in pensione, quindi lo sfruttiamo in pieno, perché è uno dei fondatori. Quando è nata l'associazione eravamo
in sette, e il settimo l'abbiamo messo e non si conosceva nemmeno, quindi ora siamo più di 200. Grazie Fabrizio di essere con noi. Allora, Fabrizio, benvenuto, cioè nell'associazione ci sei sempre stato, però adesso c'hai questa carica di vicepresidente, quindi un grosso aiuto per l'associazione e anche per Giuliano. Tra l'altro diceva Giuliano, tu parlavamo di libri, tu hai presentato un tuo libro recentemente, proprio qui alla Casa di Giotto. Esatto, l'11 dicembre ho presentato un libro che è uscito a gennaio, che si chiama Il Mugello nel libro di Montaperti, ed è frutto di una ricerca che io ho fatto un po' in mezzo ai documenti, l'archivio e altro, che illustra una parte del Mugello ancora non molto conosciuta, non molto raccontata, con delle notizie che fanno capire la situazione economica, sociale, i personaggi e le storie legate a un periodo, ripeto, un po' misterioso. E quindi penso di aver fatto una cosa un pochino nuova, anche se parlando di storia non è che uno si può inventare delle cose grandi, insomma. Poi c'è il libro di cui appunto si parlava con Giuliano, questo libro dedicato a Giotto. Diciamo che quando sono andato in pensione ho trovato a lavorare il doppio, perché Giuliano mi ha investito subito come un fiume in piena, come fa lui. No, c'è questo libro, la cosa interessante ritengo di dire è questa, che sono tutte persone che scrivono questo libro che si intendono di cose giottesche, in un modo o nell'altro sono stati coinvolti a vario titolo come giornalisti, come scrittori, legati al territorio e legati all'associazione. Ecco, questo è un fil rouge che li riconduce un po' tutti con lo stesso legame. Quindi questo libro racconteremo, ci sarà una parte storica sempre del territorio, ci sarà una parte più artistica legata alla figura del maestro, ci sarà una parte più di aneddotistica e tutte queste illustrazioni. Quindi è un modo ideale in cui congiungere Giotto con l'associazione, ecco, lo vediamo in questa maniera. Quindi pensiamo anche di fare una cosa leggermente nuova, anche se su Giotto è stato scritto tanto. Quest'anno poi sicuramente anche a livello nazionale ci saranno tante iniziative dedicate a Giotto, perché Giotto non è famoso solo a Vicchio, appunto si dice sia nato qui, però poi dopo ha spaziato l'Italia da sud a nord. Noi partiamo dalla fortuna di vivere qui l'ambiente, perlomeno questo era il suo comune, quindi diciamo, partendo da questo piccolo vantaggio, vivendo tutti i giorni l'aria della Casa di Giotto, vedendo tanti visitatori, riteniamo di poter avere anche noi voce in capitolo e poter un po' raccontare come vediamo noi il maestro, anche con tanti racconti interessanti e tante cose, piccole chicche, diciamo, cose nuove che io non ho visto tante volte pubblicate sui libri. Speriamo di fare un buon lavoro. Sicuramente. Vogliamo anche parlare del programma per il 2017 per quanto riguarda l'associazione? Sì, lo rammento brevemente, diciamo, noi si è compilato il programma per il primo semestre, poi può darsi si aggiungano altre iniziative la seconda parte dell'anno, anche a livello di incontri, anche a livello di visite guidate. Comunque l'8 gennaio ci sarà una conferenza sulle Madonne giottesche intitolata Dalle chiese ai tabernacoli di strada. Poi dal 22 al 29 di gennaio ci sarà la mostra degli allievi, il 19 febbraio ci sarà il pranzo sociale e la presentazione di un libro su Beato Angelico con il professor Giorgio Bonsanti e Monsignor Timothy Verdon qui alla Casa di Giotto. Riteniamo che sia un appuntamento da non perdere, molto interessante. Poi stiamo programmando una gita ad Assisi, ma che è ancora da definire come calendario. Il 29 di aprile ci sarà poi una presentazione, una conferenza intitolata L'Oro di Dio, che parlerà dei codici miniati. Il 6 maggio avremo il premio letterario. Il 28 maggio avremo la presentazione del libro che raccontavo prima di Giotto, e speriamo di fare a tempo a farlo, perché il lavoro è veramente tanto, anche la scelta delle immagini è un lavoro abbastanza impegnativo. L'11 giugno ci sarà il premio Giotto e l'Angelico, come al solito assegnato a una personalità del mondo artistico. Ancora non si può dire chi è? Ora teniamo un piccolo segreto, e anche sul libro vi potremmo raccontare di più, ma non vogliamo, perché vogliamo lasciare la sorpresa per il 28 maggio.
e il 2 luglio concluderemo il semestre con Da Sole a Sole, che è la manifestazione nostra classica, che quest'anno intendiamo recuperare al suo spirito originale, che era quello di essere insieme a dipingere, parlare d'arte, essere tutti pittori fuori, perché molti altri impegni a volte distolgono da questo evento, che è invece importante. È un po' lo spirito dell'associazione. Lo spirito dell'associazione, sì. Quindi siamo... Bene, allora, un primo semestre intenso. Intenso, sì. C'è anche la deposizione della corona lì alla chiesa, sempre, ora non mi ricordo bene la data, però insomma. Bene, allora buon lavoro, complimenti per questo incarico. Grazie a voi e ho tanti auguri. Grazie anche a te. 750 anni alla nascita di Giotto, quindi noi dedichiamo tutto l'anno, le nostre iniziative sono tutte mirate a festeggiare il nostro grande maestro. Quindi chiedo l'impegno un po' a tutti voi. Qualcuno l'ha già dato, e stanno scrivendo, io ci metto qualche idea, poi la parte, ci sono gli scrittori che ormai hanno già finito di scrivere, e un libro che ho redatto di molte foto, si parla di Giotto, del Colle di Vespignano, la casa, e di tante altre cosette e aneddoti. Sarà un libro interessante, è un libro che si presenterà intorno a maggio, alla fine di maggio, il 28 dovrebbe essere, si spera che tutto vada per il meglio e di essere puntuali. E sarà un libro che ci darà un po' di soddisfazione a noi, perché vedendo quello che sta venendo fuori è una cosa veramente bella. Si è coinvolto tante persone, molti scrittori, tante persone che ci hanno dato veramente, ci danno una mano in organizzazione. Sul discorso dell'iscrizione, noi quest'anno, come ho detto l'altra volta quando ci siamo sentiti, abbiamo fatto un piccolo aumento della tessera, no? Da 20 a 25 euro, e noi proponiamo agli artisti, ai soci, ai simpatizzanti un discorso di arricchimento formativo. Cercheremo di organizzare anche delle gite insieme durante l'anno, oppure dell'occasione di incontri e conferenze, e in più cercheremo un po' di rendere sempre più viva la Casa 18, magari anche il discorso del sito internet, che lo ricordiamo ancora, consente a tutti gli iscritti artisti di venire qui ogni sabato mattina e se hanno 10, 20, 30 quadri di proprie opere, inserirle nel sito dell'associazione e avere una pubblicità appunto sul loro lavoro tramite appunto il sito dell'associazione. A questo punto poi noi abbiamo l'intenzione di consegnare a tutte le persone che fanno parte della collettiva che è stata inaugurata nei giorni scorsi il libretto con le opere che abbiamo prodotto quest'anno, in cui c'è anche una breve presentazione del nostro lavoro e della figura che rappresentava prima Giuliano di Carlo Galleni, così come almeno l'abbiamo conosciuto noi, e con la rivista La Toscana. Quindi chiameremo un po' gli artisti per consegnare queste pubblicazioni.
vogliamo scoprirci troppo, quindi non vi racconterò tanto. Diciamo che è vorremmo pensare ai 750 anni di Giotto dalla nascita, insieme a quelli che sono quasi 15 anni della vita associativa, quasi unirli insieme e fare qualcosa che celebri Giotto sempre collegato con la nostra associazione. Questo un po' è lo scopo del libro che vogliamo fare, cioè si parlerà di Giotto, si parlerà dei posti dove ha vissuto, si parlerà della storia antica di questo colle, si parlerà degli aneddoti, però fatto con gli artisti che sono collegati all'associazione, in qualche maniera con gli scrittori che sono collegati all'associazione, quindi coinvolgendo un po' sia nello scrivere racconti, sia nell'illustrare il libro, le persone che hanno un legame con noi e che quindi in qualche modo ci hanno aiutato a portare avanti il lavoro associativo. Diciamo, il fatto di illustrare questi capitoli con le opere che hanno fatto gli artisti è un qualcosa in più che ci consente di fare un omaggio al maestro. Poi diciamo, non direi di più per non levare il piacere della sorpresa, però diciamo, c'è una parte storica, c'è una parte artistica, c'è una parte più che racconta appunto il posto e le cose che oggi si possono trovare sul Colle di Vertigliano. Oggi dedichiamo la nostra giornata a Giotto e la dedichiamo a Giotto anche con Aldo Giovannini, che sarà uno dei collaboratori a questo libro su Giotto. Sì, prima di dire questo ho saputo che l'anno prossimo ci sono alcune associazioni sia di Borgo San Lorenzo che del Mugello che vorranno commemorare Giotto in tante manifestazioni, quindi sono convinto che l'anno prossimo Giotto sarà ben ricordato. Per quanto riguarda questo libro che l'associazione Giotto e Beato Angelico ha voluto fare, e quindi siamo, io sto partecipando, il mio settore è quello di ricordare la storia e la vita di Gesù Carducci quando veniva nel Mugello e che poi fu presidente del comitato per l'erezione della statua di Giotto a Vicchio. Quindi questo è stato il mio compito. Poi mi è stato chiesto se potevo anche ricordare quando io 15 anni fa ero nella cripta di Santa Reparata nella cattedrale Santa Maria del Fiore di Firenze, quando i resti di Giotto furono messi nell'oculo perché furono ritrovati 10 anni prima e insieme a Brunelleschi. Ecco, siccome è stata una testimonianza molto bella, molto significativa non solo per me ma anche per il Mugello, allora farò anche questo piccolo capitolo. Ecco, questo è il mio compito per quanto riguarda questo libro. Ecco, e quello anche che esula un po' dal libro, visto che tu sei il nostro storico del Mugello, i legami di Giotto con il Mugello. E certo, sai, Giotto ormai è nativo di qui, ormai è conosciuto in tutto il mondo e quindi c'è un legame veramente forte in tutto il mondo. Giotto, tu lo sai. Qui alla casa di Giotto a Vespignano si dice che lui sia vissuto fino a 10 anni. Sì, c'è delle discrepanze, ma comunque lui è vissuto. Qualche leggenda. Qualche leggenda, sì. Comunque lui è vissuto fino a quando non andò nella bottega di Firenze, quindi 10 anni, 15 anni. Poi scoperto da Cimabue. Sì, e poi sai, intorno a lui ci sono tante storie vere, tante leggende. Comunque poi quello non vuol dire niente, perché c'è delle testimonianze a Padova, a Firenze, Assisi, ma anche da noi, perché l'unica tavoletta di Giotto è nella chiesa di Borgo San Lorenzo, la Madonnina, che la sta girando tutto il mondo. E quindi ormai è un personaggio talmente di grande dimensioni che va bene così, siamo tutti felici di aver raggiunto questa data significativa. Dei 750 anni. 50 anni, 680 anni. Dalla morte.
Grazie Aldo. Altro dei collaboratori al libro, tu in che cosa racconterai di Giotto in questo libro? Allora, verrebbe da dire quasi che mi occupo un po' dell'indotto, perché non parlo tanto di Giotto quanto di Vespignano, in particolare di quel posto assolutamente fiabesco che è la Cappellina della Bruna. E il mio è stato un lavoro soprattutto di ricostruzione storica, molto breve naturalmente, e anche se la ricostruzione storica lascia molto molto spazio alle tradizioni non si sa quanto veritiere e all'immaginazione anche, per cui insomma la figura del Beato Giovanni Bruni da Vespignano, che pare andasse dove ora c'è la cappellina in contemplazione, poi sarebbe diventato un benefattore, stiamo parlando degli anni a cavallo fra 200 e 300. È una figura molto sospesa fra leggenda e realtà, di cui poco si sa e molto si immagina, però insomma per me ha un fascino quasi pari a quello della cappellina della Bruna stessa. Grazie Paolo. Scrittore anche lui, e su Giotto tu che cosa e che contributo darai? E il mio è un contributo, diciamo, di fantasia, perché senza per pura coincidenza io un paio d'anni fa, su richiesta dell'attore Marco Paoli, ho preparato una commedia, un pezzo teatrale su Giotto, che l'abbiamo dato in anteprima qui alla Casa di Giotto e ripetuto verso le volte, e parecchie volte si è ripetuto ormai in quasi tutti i Bugello, perché la cosa è piaciuta. Allora, diciamo, mi è stato chiesto di aggiungere, tra le tante cose, diciamo, grafiche, di pittura, di fotografia e di storia, anche questo racconto, che è un racconto fantastico, però che è creato su quelle che erano, diciamo, le leggende e la storia del Giotto in Mugello. Bene, quindi quest'anno parleremo di Giotto in tutti sì, diciamo la cosa più
che ha colpito di più. Difatti la commedia è piaciuta molto, perché inserita in questa commedia c'è la storia di un bambino, di quindi Vespignano, il quale sembra, secondo la mia storia, sia quello che ha dipinto la pecora. La pecora non è stata dipinta da Giotto, ma da questo suo amico. Questo suo amico che dall'aldilà perseguita Giotto, perché dice: come, tu ti sei attribuito te il fatto che di essere il pittore, mentre il pittore ero io. E questo bambino che si vendica è piaciuto molto, e quindi è una leggenda, ma d'altronde è una leggenda il fatto stesso della pecorina, sicché tanto pareva scrivere che l'aveva fatto un altro. In ogni modo, nulla toglie al grande pittore che è Giotto. E rimane Giotto. Grazie Tebaldo. Con Gianna Bacci parliamo dei corsi, perché naturalmente alla Casa di Giotto si tengono i corsi come gli anni passati, e anche quest'anno fra fine febbraio e inizi di marzo inizieranno i nuovi corsi. Quali saranno? Sì, appunto la sessione primaverile ricomincerà il corso di pittura, il corso di disegno, il corso di intaglio. E poi ricomincia anche quello che tengo io normalmente da un annetto a questa parte, che è il corso di tessitura ad arazzo, una cosa un po' particolare. Una cosa nuova, ha avuto successo l'anno scorso? Ha avuto successo davvero, molti lo chiedono e spero che anche si iscrivano, perché è veramente un'esperienza notevole quello che l'hanno fatto. È un corso per insegnare a? Per imparare a fare la tecnica d'arazzo, fare degli intrecci, dei tessuti che hanno molte affinità con i quadri, perché è molto creativo e siamo liberi di esprimersi veramente personalmente, non legati a uno schema. È molto bellino, devo dire. E quindi un'altra attività che da diversi anni l'associazione porta avanti con successo. Sì, abbiamo aggiunto, cerchiamo sempre di aggiungere nuove cose per solleticare, diciamo, la creatività dei nostri soci e anche delle altre persone che vengono qui a visitare la casa. Bene, grazie. Buon anno Gianna. Buon anno.
concerti all'Outlet di Barberino di Mugello, domenica scorsa Patti Pravo e questa sera Chiara. Ciao Chiara. Ciao. Ciao. Allora, appena finito il concerto, quindi ci hai regalato delle belle emozioni, le emozioni che riesci a trasmettere con la tua voce e con le tue canzoni. Grazie, io sono molto contenta comunque di aver fatto questo concerto stasera, perché eravamo in pochi su quel palco e questa cosa mi piace molto, perché ho potuto anche, insomma, improvvisare, fare, era più un contatto intimo con il pubblico, quindi mi piacciono un sacco queste situazioni. Allora, tu inizi a cantare, se avete da bambina, inizi prima a cantare che a parlare? Contemporaneamente, devo la mia. Quindi per tutta la vita è stato un po' il tuo sogno cantare e farla diventare una professione, però hai sempre tenuto i piedi per terra, concretezza, quindi nel frattempo hai anche studiato, ti sei laureata in economia e nel frattempo facevi provini che non andavano bene. È informale, la vedo molto informata, sì è vero, è fatta esattamente così. Poi a un certo punto, guarda caso, dopo 6 mesi che mi ero laureata, un provino è andato bene e da lì è partito, insomma, il mio sogno. Avevo studiato anche, diciamo che studiavo contemporaneamente sia economia che la musica, quindi poi... 2012 questo X Factor, cosa ti ricordi di X Factor? Ricordi con Morgan? Che è stata un'esperienza molto bella, da lì è partito tutto, io ero contentissima di essere lì e quindi ero molto motivata. E poi ho fatto anche un bel percorso, comunque è stato un percorso interessante, non scontato, difficile a volte, ma siccome è andata bene adesso dico che è stato bello, che se fosse andata male non direi che bello fare quel... Quindi sì, sono stata anche fortunata ad avere un giudice come Morgan che mi ha fatto osare. Poi dopo X Factor, tutto questo, diciamo, questo successo che ti è caduto addosso, poi Sanremo, ti sei sentita a un certo punto un po' come nel frullatore? Eh sì, è normale, comunque ho capito che è abbastanza normale, capiterebbe a chiunque. E poi a un certo punto, insomma, ho capito che bisogna un attimo fermarsi e capire cosa si è fatto e come si vuole proseguire. Credo che sia normale. E quindi è successo così. Adesso poi la tua rinascita, tra l'altro tu che rapporto hai con la fede? Ma io sono credente, ma non... diciamo che vado... Ma no, ci credo. Però magari non particolarmente praticante. A volte. Hai avuto questo incontro anche con Papa Francesco? Sì, è stata un'esperienza veramente molto emozionante andare a Rio durante la settimana della gioventù. Peccato, però io non l'ho mai incontrato personalmente. Neanche in Italia? No, dopo in Italia. In Italia, sì. Dopo in Italia l'ho incontrato personalmente, gli ho dato la mano, ecco, sì. Perché gli hai detto ciao? Perché ti sembrava una persona? Beh, era quella cosa che ho apprezzato, era sicuramente che era uno di noi, mi è sembrata una persona con cui già avevo confidenza senza conoscerlo, quindi questa cosa mi è piaciuta moltissimo. Non c'è vittoria né aspirazione così importante per me, non c'è bellezza, frase ad effetto, un'assoluta verità. Ma c'è un istante nell'universo, attimo eterno, in cui mi sento unica, perché niente come te e me insieme. Diventa musica, perché niente come te.
insieme. L'attenzione anche di Mina. Su Vanity Fair ha scritto proprio di te, questo è un bel orgoglio, una bella soddisfazione per te. Sì, appena sono uscita comunque da X Factor ho trovato questa bella sorpresa sul giornale. Io che l'avevo seguita tutta la vita sono stata felice, più che altro anche perché sapeva che esistevo, che già è una cosa incredibile, insomma, che una persona, che una cantante a cui tu ti ispiri, che segui da quando sei bambina, un giorno ti chiama per nome, ecco, quindi questa è stata la cosa che più mi ha scioccato e mi sciocca tuttora. Ti ha anche predetto un bel futuro come cantante? Sì, me l'ha predetto, cioè sì, diciamo che ho capito che se ti diverti, se fai le cose con passione, se non perdi mai il focus su quello che vuoi fare, ci sono speranze per essere veri e quindi probabilmente per continuare questa carriera. Però credo che sia la cosa più necessaria. Poi ci sono stati due Sanremo. Ci sono stati due Sanremo, molto intensi. Sto ripercorrendo tutta la mia vita. Intanto fa bene, no? Il primo magari un po' più inconsapevole, il secondo avevo già avuto più tempo per prepararmi. Se ce ne sarà un altro sarà ancora più, vediamo, insomma. Ogni volta è un'emozione diversa. In realtà sono tutte uguali perché ogni volta che sali sul palco è così. Non è che c'è un modo, un antidoto per dire non sono emozionata oggi. Diciamo che c'è il periodo prima in cui ti puoi preparare, puoi pensare che cosa vuoi dire, cosa vuoi fare lì su quel palco dove tutti ti vedono in un minuto. Infatti è un po' emozionante. Visto che ci sono state anche cantanti che hanno fatto nelle, diciamo, vallette, tra virgolette, a te piacerebbe farlo? Allora, te lo proponesse. Partiamo dal presupposto che a me piace fare esperienze nuove anche in televisione, mi piacerebbe, ma non che io sia particolarmente portata per fare la valletta, però sicuramente mi piacerebbe farlo per provare tutti quei, per avere la scusa per mettermi tutti quei vestitoni, ecco. Quello sì, credo per tutte. Beh, bello, sì, per una donna, vero? Poi dopo preferisco avere gli stilisti. Sicuramente sono anche più utile al mondo, secondo, però. Bene, adesso continui il tuo tour. Adesso in realtà mi sto concentrando perché sto costruendo quello che sarà il nuovo album e mi sto dedicando anche in un modo diverso a questo e quindi credo che anche il risultato sarà qualcosa di cui andrò veramente molto soddisfatta. Sai già quando dovrebbe uscire? Ancora no? Tutto... Quando sarò contenta. Quando sarò contenta magari? No. Beh, a un certo punto sì, vediamo. Però non diciamo nulla. Grazie della tua disponibilità. Complimenti e in bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie, a presto. Ciao a tutti. See you again.
Yeah.